qui questa mattina a Mondo Digitale e abbiamo cominciato facendoci introdurre appunto dallo staff cosa è eSkills, un progetto di Microsoft che aiuta, può essere utile per i vari problemi che ci sono comunque in generale. Okay. E ci siamo divisi in gruppi, adesso stiamo lavorando a delle idee. La mia personalmente tratta di un sito, una piattaforma che è un mezzo per il quale un utente riesce a mettersi in contatto con un tutor per svolgere delle determinate hobby barra passioni che ha e coltivarle nel modo corretto. Mentre la nostra parla di aiutare le persone non vedenti, visto che potrebbero appunto avere delle difficoltà, come per esempio nella nostra scuola ce n'è uno, e noi avevamo pensato di dare a tutte le aule dei sensori, collegarle a tutte le aule e con magari, non lo, adesso dobbiamo ancora vedere, o un'applicazione per cellulare o comunque un dispositivo che detta precisamente al, appunto al ragazzo o alla ragazza e, i passi da fare nella direzione desiderata per raggiungere la classe, come per esempio potrebbe essere lui deve andare in bagno, quindi per poi riandare dal bagno alla stanza da cui è uscito potrebbe trovare delle difficoltà, e questo è quello che abbiamo pensato. E naturalmente è un sistema usato solamente dentro le scuole e in un luogo chiuso e non a contatto con l'esterno, cioè col mondo esterno. Credete che questo progetto possa rientrare all'interno del vostro percorso di studi? Probabilmente sì, perché comunque occupandoci anche di circuiteria e queste cose qua, i sensori fanno parte comunque della circuiteria. Ok, sì. State facendo un hackathon questa mattina, quindi state ideando delle idee appunto. E riuscirete secondo voi a arrivare ad una conclusione soddisfacente? Probabilmente quella che stiamo facendo noi, da quanto ci ha detto la ragazza di là, potrebbe andare bene e potrebbe appunto essere d'aiuto a questi ragazzi.